All'aeroporto di Fenosu è già attivo da venerdì il nuovo elicottero leggero che starà qui, avrà base fissa qui a Fenosu per tutto l'anno. È il primo velivolo che viene usato quest'anno nella campagna antincendio, dopo il bando di gara fatto dalla regione Sardegna, che è stato vinto da un'associazione temporanea di imprese, la EPUS Air, con la società Eli Tellina. L'elicottero è, come dicevamo, un mezzo leggero che raggiunge la velocità di 180 km orari a pieno carico, quindi con 5 persone al suo interno, e come dicevamo in premessa sarà impiegato qui a Fenosu durante tutto l'anno. Infatti è una delle grandi novità della gara d'appalto fatta dalla regione. Gli altri mezzi saranno dislocati in tutto il territorio regionale e seguiranno ovviamente la stagionalità della campagna antincendio, quindi da giugno fino a settembre.